Ma che fu questa mattina? Ma che fu? Un latte fritto, un biscotto, tutti squagli! Ma va a far frutto tu e un latte! Fanno questo ogni mattina, non ce la faccio più. Sono aumentata di 200 grammi proprio mo che deve tornare tua figlia da Londra! E tu 200 grammi si deve questa maniera? E non la conosci a tua figlia? Quella è secca! E vorresti che tutto quanto fosse secco come questa! Ma perché? Mia figlia è magra perché è giovane! E mamma dice pure che sono vecchia! Ma no signore, che volevo consumare un po'. Mia figlia è giovane e perciò consuma più calorie! Ma io non capisco! Non sto mangiando! E aumenta! Te credi tu? I pannacci capite una cosa, ma sta bilancia non stai venendo in bagno, che fai in da cucina? Ah, ma ci ha pesato prima e dopo pranzo! Ah, ma ci ha pesato sempre! E che tiene due minuti? E creature si pesano prima e dopo la poppata! E pannacci capite, avessi a mangiare questa bilancia, come guarda, ma avessi andato da pure a mangiare! Ma non ti puoi appesare in tuo bagno? No, perché mi scordiamo pesare, e io mangio pesare! Perché non voglio ingrassare, non voglio ingrassare, non voglio ingrassare! Tu non ti devi pesare, tu non devi mangiare! Ma io non mangio, ingrasso lo stesso! Marima, per nimmelo questo fatto che non mangi! Alto, sei ti dico che non mangia, non mangia! Ah! E non può essere, perché come disse Lavoisier... E chi è Lavoisier? Aspetta, ma mi dite dalla sprovvista! Io mi ricordo Gaetti, ma non mi ricordo chi è. E niente si crea, niente si distrugge. Cara Maria, se tu non lo metti, non lo trovo. Ma se a bilancio troppo, vuol dire che ce l'hai mise. Non è vero che sto mangiando, è la bilancia che è dispettosa. Tieni, mangia tu, mangia. Maria, ma non dice le passarie. Uè, io ho il latte accato fino a parte. No, il latte non va bene perché è ipercalorico. Ti devi prendere il tè. Tieni! Io non capisco. Tu con grassi e la ciofani. Aldo, ma tu ti sei scordato le tue ultime analisi come sono uscite? Lo saccio, una schifezza. Ma per quanto tempo mangiare su ancora si fette biscottate? Non ce la faccio più, Mari. Fino a quando le tue analisi non ritorneranno normale e io non avrò raggiunto... E chi sarà? Maronna, già sta qua e sarà tua figlia Angela. E non può essere, è ancora ambressa. Ah, buongiorno, è la signorina Torchietti. Prego, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Ma aspettavate qualcun altro?
Sì, mia figlia è da Londra, dovrebbe arrivare da un momento all'altro. Ah sì? Ed ha finito il suo corso di studi? No, no, torna per una breve vacanza. Sono proprio curiosa di vedere come si è fatta. E come si è fatta? Che l'ha portato 6 mesi fa? Sarà rimasto noi qua. No, io dicevo giusto così, perché sa l'aria di Londra, come l'avrà trasformata? È vero, pure io sono curiosa. E vostra figlia è una ragazza così carina, ma soprattutto magra. Mi piacerebbe tanto essere così anch'io come lei. Ma nonostante le diete, non ci riesco. A chi lo dite, signorina Torchetti? Comunque che vi serve? Scusate, io stavo facendo colazione. Anch'io. E mi sono resa conto che mi mancano le fette biscottate. E vi servono le fette biscottate? Sì, grazie. E pigliate la testa, non mi infilerei parecchio. Sono integrali, vero? Integralissime. E sapete, io sono a dieta. Qua siamo tutti a dieta. Signorina, qua in questa casa c'è un'epidemia di diete. Noi donne dobbiamo essere belle per voi uomini, è vero signora Maria? A volte per certi uomini non ne vale proprio la pena. Signorina, per certe donne, soprattutto quelle di questa casa, quello che fai fa è tutto perduto. Ma perché che te ne sa ricere? Sto parlando di tua sorella. A proposito, ma la signora Lucia non c'è? È andata dal parrucchiere. Grazie per le fette biscottate. Comunque verrò sicuramente più tardi a salutare vostra figlia. Buona giornata. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, signora. Così pigliato collo? No. Come stai facendo i giochi? Ma qua smorfio, questa è ginnastica facciale, non capisce proprio niente. E che sarebbe? Ginnastica facciale contro le rughe, oi? Guarda, guarda. Serve per tenere su le palpebre. Ah, sì? Così si rinforzano gli zigomi. Brava, brava. E così faccio il nasino all'insù. Il nasino pare proprio una capi morta. Tu non capisci niente, noi donne ci dobbiamo amare, ci dobbiamo curare. Sì, ci volesse una bella base di ricovero collettiva. Tu scherzi? Guarda qua, c'è ancora qualche grammo da eliminare. Grammi? Vuoi ricere chili? No, no, grammi, qualcuno qua, qualcuno là. Un grammo qua e un grammo là, e così si fanno i chili. Comunque, voi femmine non avete capito una cosa, i femmine secche sono con i cazzoni senza sacco. Non si sapeva mai in mano a Rosanna Netti. Pronto? Chi è? Chi è? Vabbè, scendo subito. Chi è? Non ci capiti chi è. Anzi, ricordami che questi citofoni si devono aggiustare. E non fai più colazione? Mi è passato un cerchio. Carissimo, non avevo proprio capito che eri tu. Questi citofoni sono una schifezza, non fanno mai capire chi cavolo c'è stato dall'altro lato. Come stai? Io sto bene, e tu? Potrebbe andare meglio, sto facendo una dieta da un paio di mesi e tengo sempre fame. Piuttosto tu come mai stai da queste parti? Ho preso l'appuntamento con il cavaliere Cantanapoli, tu lo conosci, ma hai una mano. Ma tu non stai sotto contratto con Peppa l'americano? Sì, ma non è così più, americano, vuoi fare l'inglese. Poliglotta? No, un briglione. Chiudi un prezzo e a me mi dà a metà. È brava all'americana. Comunque non c'è bisogno che ti accompagni. E chi è che ando a conoscerti? Un cavaliere ti sa e ti apprezza moltissimo. Coccobello! Ehi, ma che stai venendo? Un cocco non fa spiaggia. Mamma mia, che emozione a vedervi da vicino. Me la facete sentire una canzone? E che si mette a cantare a mio suo palazzo? Ah già, tu, cantano tutti quanti da suo palazzo, regà, ma non può cantare Coccobello.
Ma che c'entra? Lui deve andare dal Cavaliere Cantanapoli, non può perdere tempo. È vero, Cocco? Bello! Hai già capito, sono bello modestamente. Mi capite niente, il mio nome è Cocco Bello. Lo sa, ci ha diritto solo a Cocco perché mi volevo sparagnare un bello. Oggi mi sfastidi di parlare. E allora state zitto, al riposo, e fammi parlare a me. Parlo, fammi sentire pure. Allora me la facete sentire questa canzone? Visto che a mezzo a sto palazzo si fanno i festi di piazza, che canzone vi piacerebbe sentire? A me mi piace assai che cacatone, mi fa fare sotto le risate. Che cacatone mi fa fare sotto le risate? Sì, sì, assai. Cocco Bella, la tenisse una canzone, i mamma oggi fanno dei bruzzati tutto il cucchino. No, e perché? Voglio sentire che cacatone. Sono paziano, mi piace pure a me questa canzone. Vai, Cocco Bello. Vai, vai. Ma prepara e va a farci sentire. Aspetta un momento, prima che ti prepari, una curiosità da mia, ma come ti è venuta in mente questa canzone Che cacatone? Un'amica mia, si chiamava Francesca, ha detto che fa cantante, faceva cacatone di cognome. E che c'è Francesca? Francesca cacatone? E Francesca non è vezzeggiativa, l'ho vezzeggiato, si chiama Checca. Oh, e che è diventato? Che cacatone. Certa che farò grande successo, mo faccio una cassetta in un CD, debutterò alla sagra del Capisso e vincerò Sanremo Movedì. Sarò famosa assai in ogni parte, già vedo il nome mio all'impari. Abbiamo scelto pure il nome d'arte, che tutti i fans grideranno a me. Che cagatone, vi faccio punzula una canzone. Che cagatone, sto sempre dentro alla televisione. Per un battesimo o per le nozze, ovvero tu farai un figurone. Si rompe i maschi e fa sul con le cozze, ti canta una canzone. Che cagatone. La voce mia è più bella di Marcella, si è vista al matrimonio venerdì. Accetterò paroce di vitella, cantando insieme a frate mammimi. Mi chiamano la mina di Afragola, io cambio spesso le tonalità. Stasera salgo un Gigliannola, domani esco a Telesanità. Che cagatone, vi faccio consula una canzone. Che cagatone, sto sempre dentro alla televisione. Per un battesimo o per le nozze, ovvero tu farai un figurone. Si rompe i pasti e fa sul con le cozze, ti canta una canzone. Che cagatone. Ovvero tu farai un figurone. Si rompe i pasti e fa sul con le cozze, ti canta una canzone. Che cagatone. Ti canta una canzone. Che cagatone. Pasqua, questo è per voi. Mille grazie. Babbo,
un limitato cavaliere. Uè, e mi raccomando, si fai cose buone da cavaliere, prima pensiera già essere lì, non tenì senza passare per la portineria. Si faccio un contratto buono, eh? O primo servizio sei tu, e i dolci. Bravo. Ti porti i dolci. In bocca al lupo, va, va. Ma così è combinato. Pigli la giacchetta e parti. Sì, è tanto ormai. E chi lo mai lo sanno tutto quanto a te, e chi ti fermi giù. Chi era? Uno dei miei cantanti preferiti, Giorgio Coccobello. Voleva essere accompagnato dal cavaliere. L'hai accompagnato tu? E non c'è stato bisogno, quello è un bravo artista, il cavaliere lo conosce bene. Che sei sicuramente Angela, apri. Anzi tu, c'è un'altra, trasa, trasa. Buongiorno. Signora Marie, qua ci stanno le uova che ha ordinato vostra sorella l'altro giorno. Grazie, Gennaro. E che è Gennaro? Ho di a fare l'uovo. E come mi piace per una gallina? Io modestamente sono un uovo. Ma che buon dici, fammi capire. E mo te faccio per lei. Manca solo la cresta. Chist tenne sempre a capa fresca. Genna, siete un fenomeno, veramente sembrate un gallo. Quando non racconta barzellette, sembra cocco strunzata da qua. Ma te pare che diceva che tu facevi l'uovo? Voleva dire che inizia a vendere pure l'uovo. No, me l'ha data per scuola lo frutti vendere, cioè che lui non si poteva muovere. Me l'ha data a me per portarle qua. E sapete fare anche qualche altra imitazione? Ehi, e che le domandate, ma non aprimi giù con Chist. Ma io so fare anche il grande Mike. Vi ricordate il grande Mike quando faceva la pubblicità sopra la montagna? Quando diceva concludendo! Ah sì sì, mi ricordo! Ma va, faccio sentire. Amici ascoltatori, benvenuti qui a Telemike, eh? Vi ricordate quando io reclamizzavo la grappa a bocchino dal Monte Bianco? Questa sera qui abbiamo come ospite d'onore il figlio dello sponsor, il figlio di Bocchino! Mi ha fatto più muovere, mo' la gallina. Comunque a me mi ha fatto ridere proprio. E a dove l'ha chiesto Pasquale Stolpo? Che le Pasquale tiene un contadino della sua di fiducia. Ieri ha chiesto mia sorella per la dieta. Quanto vi devo? No, Mari, state fermi. Dopo passi da Pasquale e stare di conto di tutta la settimana. No, aspetta. No, quello Pasquale mi ha detto che almeno voleva essere pagato queste uova fresche ancora calde. Se posso sapere, sono fresche o sono calde? Signore, calde nel senso che la gallina l'ha fatta un po'. Me ne accostiamo a te Pasquale. Ah, sì? Ancora calde. E tu grida a Pasquale. Queste uova sono gelate. Secondo me la gallina che ha fatto quest'uovo qua è morta ma molti anni fa. Non ci saranno manco più le ossa. Non ti preoccupare. A Pasquale, mo becchi, o paviglio. Mari, ma che le stai facendo la dieta? Ma tu stai in abbellezza. E poi perché tua sorella ha comprato le uova? Perché le uova fanno dimagrire. Sì, perché le uova sono ipocaloriche. Ah, vero. E quante uova si possono mangiare al giorno? Ma quale al giorno? Massimo si possono mangiare due a settimana, se non si perde il conto delle calorie. Due a settimana? Mamma mia, non ce la faccio più questa dieta. Ma perché pure tu stai a dire? E mica si tanto gli altri tu. No, però sto inguaiato con le analisi. Tengo trigliceride, colesterolo, glicemia, non mi manca niente. È troppo sì. E te l'analisi come non riesci? Buona. Ah, ma fa piacere. E quante te le hai fatte? Ah, poco. Mi sono concentrato l'umidità. Sono lungo. E perché non ti fai mo? Ma ti vorrei come riesci? E che si fa? E che succede? Ricordatevi che prevenire è meglio che combattere. No, quello va a finire non esce la buona. E a me modestamente mi piace mangiare a buco. Hai ragione. Ma la verità sai qual è? Qual è? Quando mangi bene, gli esami escono una schifezza. E quando mangi una schifezza, gli esami escono buoni. E questo pure è bello. Chi è? No, vi ringrazio, non ci sarebbe niente.
Sedetevi, Gennaro, prego. Ma mi ha detto che non mi serve niente. Non posso aprire. Ma se non mi serve niente, passate in un altro momento. Ma come si può fare? Mi vennero tutte cose a me, così pazzi. No. Che combino? Che ci fa? Si è assettato già a farlo. Oh, l'uovo fresco, disgraziato. Madonna, che schifo, ci ha illuminato la cazzo da domenica. C'è mise, l'uovo l'ho appassato a seggio. Io l'ho già mise in coppa a sedia, ero 60 gennaio. Chi le ha spostate? Io le ho spostate l'uovo, e come era assettato? E prima mi ha assettato, guardate se ci stava qualcosa. Ma perché ne hai guardato pure tu? Avrà ragione, te siete senza guardare. Ma perché ho moneato tutte e due? Ma non hai capito, tu stai nella propria casa. Prima si è assettato, si c'è stata una bomba coppa. Ma io te vengo tutte e due, mi vado a puluzzano poco, mi vado a cagnare. Un cazzone lavato e stirato in questa casa. Ma che da fuoco a me troppi! Ma vanno le cosce di pinocchia! Si sembra dolce, no. Ma ne potevo mettere un colpo al tavolo, l'uovo? No, perché oggi vista Maria che stava volendo il tavolo. Mi dispiace per le uova che erano fresche. Se Maria non le metteva sulla mia sedia e non le metteva sulla tua. Lo sapeva, loro sono sala nuda e mo ce va chi per sotto. Intanto mo le uova le abbiamo perse. L'hai buttate! E non ci potevamo fare una frittata! Che schifo! Ha frittato con l'uovo, tutto si è assettato la coppa! Ma perché te le hai mangiate tu? Tu le frittate te le devi mettere bene in testa, che te le ha proprio scordate! Fammi capire, me le devo mettere in testa o me l'hai già scordate? Non può pensare che hai capito bene! E perché non posso mangiare le frittate? Perché sono fritte! La frittura non si può fare perché a te ti fa male e a me mi fa ingrassare! Ma perché volete dimagrire? Forse da così bene. No, io sono ingrassato, perlomeno devo perdere 5 kg. No, ma mi parlano poco troppo. E quanti ci vuole? Un mesetto e ci riesco. E vai, vai. Che tieni da ridere? Mi sono fatto un breve calcolo. Se perdi 5 kg al mese, in un anno e due mesi risolvi il problema. Che problema? È che l'avessi sì tanto chi? In un anno e due mesi, ma leva turni. Sempre si battute scordate, io invece te leva turni da 5 minuti. E come? Ti mando all'ospedale, mommo. Uè, ma volete farli o no? Dicete a me pure che dieta volete fare. Io vorrei fare la dieta del minestrone. Sarebbe? Si mangia il minestrone dalla mattina alla sera, per 15 giorni si perdono 15 kg. Marino, non scherziamo con le dita, la moglie di un amico mio è finita all'ospedale. È vero. L'ho sentito per televisione. È successo con la dieta di Sossata. Se scutatelo da qualche osso e gli è andato di traverso. Si doveva mangiare solo la polpa? Ma quale polpa e quale osso? Si separa il mangiare. Questo sì, questo no, quest'altro sì, questo no. Ah, dissociato! No! Dissociato e dici di Sossata. Ma sei proprio tu un dissociato mentale. Uè, non offendiamo, ma c'è confuso. Poi ci sta la dieta del verme solitario, fa perdere un chilo al giorno. Che schifo, e che è? E come funziona? Si mangia un piccolissimo verme solitario, quello poi mano a mano cresce e si mangia tutta la roba che ti mangi tu, hai capito? Mamma mia, mi fa un uovo fritto buono. Poi invece ci sta la dieta del sonno. E sarebbe? Devi semplicemente dormire. Più dormi e meno mangi, hai capito? Questa dieta la fece pure anche Elvis Presley. Ma che lei è morto? Appunto. La capatone, però. Poi ci sta la dieta delle banane. Sei a colazione, sei a pranzo e sei a cena. L'ha fatta la moglie di un amico mio. È dimagrita? No, però sa che scende una coppa all'alba da una bellezza. Hai finito con queste diete cretine come te? Questa fa una dieta, ma non so a ci quale. Fatti la dieta a punti. La dieta a punti? E qual è? Che le cai ora pa cap, o manno ospedale o faccia le punta, così finisce i vicini fessari. Ma qual è questa di queste dita? Le ho prese da internet, mica me l'ho inventate io. Buongiorno signorina, dite. Papi,
Ma non mi riconosci, sono Angela! Angela, nipote mia! Bella zia! Belle papà, e chi ti aveva conosciuto? Fatti abbracciare, vieni a casa. Guardate, guardate, mi abbraccia tutto quanto, non ci arrivi più, ma no, chi li ho usati. Ma mamma dove sta? È andata da Parrucchiere, è andata per farsi bella per ricevere te in casa nostra. E lì vedo un momento sto zaino che parla ancora più ciotto. Va a salutare zio Gennaro. Signor Gennaro, buongiorno. Ho avuto tanta nostalgia delle vostre barzellette. Angela, vuoi che te ne racconti una? No! No, no! Angela, mi hai spiegato come ti sei ingrassata di questa maniera, perciò non ti avevo riconosciuto. Ma lascia stare, ti pare che sto un momento. Papi, ma io a Londra studiavo dalla mattina alla sera. E quando mangiavi? Negli intervalli. E quando durano questi intervalli? E poi non uscivi mai a fare quattro passi per smaltire qualche caloria? E dove andavo? Là ci stava sempre la nebbia. Ma bella la figlia mia, là ci stava la nebbia e non ti vedeva nessuno. Qua ci stavo solo, ti vedono tutti quanti. E non posso mai metterla a spiegare ogni volta tutta la storia dell'ingrassaggio tuo. Papi, ma non ti preoccupare, io mi sono già messa a dieta da un mese. Già stai a dieta da un mese? E prima quanto io? Angela, non lo pensa, che io non so quello che dice. Mo continuerai la dieta insieme a noi e vedrai come sarai bella dopo. Ma che? Pure voi siete tutti a dieta? Sì. Sì, da due mesi. Ma non ti preoccupare, bella di papi, ma dimagriremo tutti insieme e vedrai come funzionerà la dieta collettiva. Noi siamo gente di carattere. Pasquale carissimo, trase, trase. Signorina Tocchietta, accomodatevi. Salve, buonasera. Caro Pasquale, dimmi un po', dimmi tutto. Senti, l'amico Cocco Bello è scappato e non ho potuto passare a venirti a salutare. Ah, ah. Scusate, Angela non è venuta ancora. E sono io. Come ti fanno bella! E sai che ha combinato col cavaliere? Tutto a posto, l'ha firmato un bello contratto. Masca, ma che tieni dal suo pacchetto? E le ha comprato Cocco Bello per festeggiare il suo contratto. Masca, ma che sono? Dolcetti! Favorite. Loro. Cocco Bello, chi è gamba 100 anni?